Oggi usiamo la gouache. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato ad una tecnica pittorica che abbiamo incominciato a conoscere, la gouache. Oggi, dopo avervene parlato, avervi detto cos'è, avervi recensito una gouache tra le migliori sul mercato, vi lascio il link qui giù in info box, oggi dipingeremo con la gouache, svilupperemo un soggetto in tutto e per tutto, in maniera tale che io possa spiegarvi durante tutto il corso dell'elaborato come attendo al lavoro al gouache e che cosa devo aspettarmi e che tempistiche posso avere. Quindi pollice in su, condivisione se questo genere di video vi piace e adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa dipingere con la gouache. Oggi dipingeremo con la gouache della My Mary, la gouache extra fine su un foglio di carta per acquerelli della Fabriano, il Fabriano 5 per esattezza. Useremo anche una tavolozza che abbia dei vani per creare le pozzanghere della gouache, una matita, dei pennelli, io ne ho una selezione ampia, sono quasi tutti Tintoretto e Da Vinci, e andremo adesso a fare una bella fantasia di papaveri. Io con la matita do l'orma di quello che è il mio disegno, occupo gli spazi sul foglio senza definire particolarmente, quindi faccio una serie di papaveri, vedrete che dall'inizio farò anche i gambi, ma poi alla fine, una volta definito quello che sarà il percorso che devono avere, l'andamento che deve avere il disegno sul foglio, sarò sempre più approssimativa. Abbozzo anche delle foglie e quello che voglio che la composizione renda. Ho tratto ispirazione tra l'altro da un'incisione molto schematica che ho trovato su Pinterest, che svilupperò in maniera invece chiaroscurale, con appunto colori vividi come quelli della gouache. Guardate come preparo la gouache: metto il colore in purezza e poi aggiungo col pennello dell'acqua sino a creare una pozzanghera. Avete due scelte: o creare una pozzanghera assolutamente liquida o lasciarla, come ho fatto io, in maniera semiliquida più coprente. Comincio con i fiori a creare un'immissione del colore dal chiaro all'oscuro al variegato, mentre poi il fondo lo farò nell'esatto contrario per farvi proprio vedere la distinzione dei metodi con cui si può usare la gouache, perché la bellezza della gouache è proprio la sua coprenza. È il fatto che si possa lavorare sia dal chiaro all'oscuro che dall'oscuro al chiaro. Da qui stiamo lavorando dal chiaro all'oscuro. Ricordiamoci sempre che la gouache rinviene sempre, quindi il colore che c'è sotto parteciperà sempre di quello che immettiamo sopra. Vedete? Adesso ombreggio con il blu, proprio a dare un'ombreggiatura un po' più fredda, e vedrete come il rosso si mischierà mano a mano con il blu che sto immettendo. Ricordatevi sempre che la gouache è meglio non lavorarla mai bagnato su bagnato, nel senso che tra uno strato e l'altro di acquisizione del colore è bene fare asciugare. Adesso immetto qualche scuro più profondo con i neri. Guardate, traccio prima le linee dei petali in maniera così grossolana e poi con l'acqua le sfumo, usando è una tecnica che è un misto tra la tempera, l'acquerello. Vedete, qui sto andando più acquerellata, lì dove sfumo le ombre invece è una tecnica un pochettino più da colore ad olio o da tempera. Devo dire che io in questa fase del fiore ho molto utilizzato come tecnica l'immissione, che detengo sempre con i colori ad olio. Adesso vado ad aggiungere qualche chiaro, quindi guardate come è un lavoro in andirivieni, si può dire, cioè dal chiaro all'oscuro, dall'oscuro al chiaro, all'occorrenza, perché proprio questo suo dare la base asciutta e coprente mi permette poi di lumeggiare in un secondo momento con gli scuri già messi. Ma questo non significa che io non possa aggiungere ancora scuro, come sto facendo. Vedete, adesso sto aggiungendo
aggiungendo chiaro e scuro a bilanciare quasi contemporaneamente. Qui possiamo anche utilizzare il bianco perché, essendo coprente, non dobbiamo sfruttare la trasparenza del foglio. Ora comincio ad accennare i gambi, che poi comunque cancellerò in una seconda fase di lavoro, è giusto perché sto conoscendo insieme a voi questi colori e voglio capire il grado di coprenza e coloritura dei pigmenti. Do la forma a quello che voglio che sia l'andamento del mio fiore, che poi comunque dettaglierò quando in un secondo momento faremo lo sfondo. Quindi ritorno sulla corolla e aggiungo i neri. Perché io certe volte divago e passo dalla corolla al gambo per poi ripassare alla corolla? Per staccare l'occhio dal soggetto. Vedrete che sui fiori io ci tornerò più volte, cioè darò un primo imprinting, poi metterò i chiaroscuri, poi passerò al fiore successivo per poi ritornare a quello precedente, proprio per far rilassare l'occhio e la mente su quel fiore e rivederlo sempre con occhi nuovi. Adesso vedete, do il rosso di fondo, aggiungo gli scuri, poi i chiari, poi di nuovo gli scuri, immetto anche altri colori, diluisco le linee, creo quindi le profondità. E la profondità appunto la creo alternando punti scuri e punti chiari. Devo dire che ho adorato usare la gouache, mi piace proprio questa possibilità di rimaneggiare all'infinito il lavoro. Questo è un modo di dipingere senza fretta, senza tempo. Potete dipingere di getto in maniera bidimensionale oppure stare lì a lavorare la vostra opera per momenti susseguenti su momenti susseguenti. Vedete, io quel fiore l'ho lasciato, ma non è finito naturalmente. Sto facendo asciugare e sto riposando il mio occhio su quel fiore e nel frattempo ne inizio un altro. Perché questo tipo di pittura mi permette di poter ritornare in un secondo momento su un soggetto già sviluppato e ridefinirlo quasi totalmente, aggiungerne parti. Qui sto andando anche qui con un andirivieni di scuri e chiari, diciamo che in alcuni punti parto dallo scuro, in altri dal chiaro, costruisco direttamente la figura così come la immagino, vedete? Dando via via quelli che sono gli andamenti ai petali. Il colore è liquido e pastoso al contempo, coprente e diluibile, molto plastico come tipo di pittura, perché è proprio molto più che plastico, plasmabile al nostro gusto e al nostro tipo di mano. Qui sto aggiungendo gli scuri e adesso vado con delle leggere lumeggiature. Aggiungo le striature che poi sfumo. Devo dire che dà molta soddisfazione questo genere di pittura, perché il soggetto ti si forgia sotto le mani in maniera proprio veloce e repentina. Basta un po' d'acqua per far cambiare l'andamento ad un'ombra e rendere realistico quello che stai dipingendo. Do l'andamento ai centrali e quindi parto col colore di fondo. E proseguo così per tutta la compilazione delle corolle. Ora vi lascio a guardare senza la mia voce, in modo che voi possiate capire come gli andamenti siano non preordinati, ma dati all'occorrenza a seconda della necessità. Quindi non c'è una regola. Solamente mi va di dirvi che se cominciate dal chiaro e andate verso lo scuro avrà un andamento allegro la coloritura, mentre se andate dallo scuro verso il chiaro avrà un andamento più solenne ed austero. Questo tenetelo presente per quella che deve essere la resa e il messaggio del vostro lavoro. Quindi da scuro a chiaro più solenne e austero, da chiaro a scuro più allegro e andante.
Ritorno indietro e intensifico gli scuri anche sui fiori fatti precedentemente, proprio per omologare. Vedete che due in basso hanno molti più scuri? Allora necessita di portare quelli in alto alla stessa potenza di tono, sia con i chiari, con i bianchi, che con gli scuri, con i neri. Io adoro lumeggiare così con questi filini bianchi perché nel mio ideale di pittura botanica c'è sempre quell'occhio di riguardo alla grafica, al disegno. Quindi mi piace delineare con queste lumeggiature così sfacciate. Però questa è semplicemente una questione di gusto e di stile personale. Voi potete invece magari spalmare maggiormente questi bianchi pur rendendoli evidenti, ma non così lineari. Quello proprio è il mio stile, la conformazione dei miei lavori che più o meno poi prende sempre lo stesso andamento perché mi piace farli così. Guardate come si parte da delle semplici macchie di colore che poi piano piano vengono particolareggiate per essere trasformati in veri e propri petali. Anche a macchie è molto bello il disegno. La gouache può essere usata così in maniera anche molto acquerellata con macchie di colore. Però devo dire che la sua preziosità si sviluppa proprio nella possibilità di andare di minuzia. È una tecnica che ti permette di essere minuziosa con i tempi che decidi tu. Possono essere tempi lunghi o tempi brevi. Questo è il fiore che mi ha dato più filo da torcere con maggiori ripensamenti, ma vedrete in questa sequenza come, malgrado io abbia voluto cambiare la forma più e più volte, alla fine il risultato non è un risultato rimaneggiato, un risultato dove si evince l'errore o dove si evince il ripensamento. Assolutamente no, proprio perché la bellezza di questa tecnica risiede nel fatto che il substrato, quello che c'è sotto, nel momento in cui voi passate con l'idea successiva, viene cancellato, reimpastato e diventa parte stessa del nuovo lavoro. Quindi non troverete mai un lavoro con dei riadattamenti, perché è tutto facilmente, ma realmente facilmente, adattabile all'idea successiva che viene. Adesso sto abbozzando lo sfondo. Parto con un fondo assolutamente nero, non omogeneo, e lo do su tutto. Alcuni soggetti li tirerò fuori dal nero, tipo i semi. Ecco, vedete poi alla fine quel fiore come ha cambiato totalmente fisionomia, quello in basso a destra.
ma non si vede assolutamente che è stato maneggiato o rimaneggiato proprio perché la gouache si dissolve nel momento in cui voi andate con il ripensamento. Questa è una cosa bellissima che nessun'altra tecnica ha. Il ripensamento rimane sempre nel foglio quando c'è. Ad olio è impossibile da tirare via, ci si può dipingere di sopra, a tempera idem, ad acquerello non si può avere nessun tipo di ripensamento, mentre la gouache ti permette di cancellare ciò che non ritieni più bello e di inglobarla alla nuova pittura. Anche il nero, guardate con poche pennellate che è vivido e che bello. Anche nella parte che rimane meno colorita, perché magari un'intensità inferiore, una pigmentazione inferiore o una diluizione maggiore, diciamo così, anche lì è un nero squillante, corposo. È un colore abbastanza fluido da permettere di contornare le figure senza invaderle. È fluido ma molto gestibile, non scappa via dal pennello. Sta lì dove lo apponete voi, quindi non sguiscia via come l'acquerello e non fa materia come la tempera e l'olio, quindi è molto molto gestibile. È molto facile da apporre al pennello. Diciamo che ho trovato la gouache una tecnica molto più semplice dell'acquerello e della tempera, sicuramente anche molto più semplice dell'olio, perché è una tecnica che prevede l'errore e ti concede di superarlo, di eliminarlo. Adesso con un verde scurissimo, inficiato molto dal nero, abbozzo quelle che sono le nuove forme che voglio immettere. Sono due bulbi, quei boccioli dei papaveri che contengono proprio i semi, che vado a inserire. E adesso immetto anche l'andamento del fogliame. Voi non lo vedete perché il verde che sto usando è talmente scuro che da bagnato si confonde con il nero, ma da vicino invece era percettibile e mi dava proprio l'idea del sottobosco. Ora non vi preoccupate perché accentuerò i toni e quindi comincerete a vedere i soggetti pure voi. Ecco, vedete? Vado sempre di verde scuro, ma ho schiarito leggermente. E anche in alto potrete vedere una volta asciutta l'orma di quello che ho dato prima, quindi la gouache schiarisce di un tono dopo l'asciugatura. Ora immetto le fronde in maniera disordinata, avventata, ma anche definite in alcuni punti. Mi diverto a riempire gli spazi per dare un'armonia dell'insieme che sia gradevole per l'occhio e che renda vivace il soggetto malgrado la pesantezza del fondo così scuro, quello che in gergo si chiama bilanciamento cromatico e di andamento. Ve ne ho parlato nell'ultima lezione del corso di disegno, mi sembra. I colori in maniera abbastanza diluita perché voglio che il verde si veda, ma che non abbia la stessa potenza tonale del rosso. Voglio che riempia il foglio, in quanto come quantità magari è anche maggiore del rosso come superficie coperta, ma non voglio che diventi il protagonista. Il protagonista deve essere sempre la corolla del fiore, che deve emergere dal fondo. Adesso dall'oscuro faccio emergere appunto i semi, i bulbi, i boccioli, non so cosa siano, li vedo sempre, ma credo che lì dentro ci siano i semi, non il fiore, con il loro appunto andamento leggermente rigido e spinoso.
adesso lumeggio, do qualche sprint maggiore anche al sottobosco. Do sia delle luci più adeguate che delle ombre più profonde. Qui sto intensificando dei neri che erano un po' più deboli, sia nel fondo che nei petali. E adesso qualche foglia più chiara che tiri un po' su l'insieme cromatico. E adesso con una vernice per tempere ed acrilici vado a fissare tutto il disegno. Non metterò moltissima vernice. Voilà. E adesso faccio asciugare. Ed ecco qua il disegno asciutto. Lo libero dallo scotch carta e voilà, i miei papaveri sono pronti per essere appesi. Non sono bellissimi? E allora pollice in su, condivisione e vi lascio alle foto. Buona visione, ci vediamo dopo. Troppo bella questa tecnica, è la linea di unione tra la tempera e l'olio, tra l'acrilico e l'olio. Ha l'impatto visivo dell'acrilico, la brillantezza dell'olio, la vivacità di toni dell'olio, ma la compattezza e l'opacità dell'acrilico e della tempera, con una giusta sintesi nella posizione del lavoro. Direi e suggerirei di utilizzarla come prima tecnica da imparare per passare dall'acrilico all'olio. Prima di usare l'olio, usate la gouache, perché è una scuola che vi permette di adattare i tempi. Usatela anche prima dell'acrilico se potete. Diciamo che è una tecnica molto universale che può diventare lucida con una vernice per acrilico lucida o rimanere opaca con una vernice per tempere ed acrilici opaca come quella che ho utilizzato io. E allora andate e provate la gouache e poi ditemi qua sotto cosa ne pensate. Lasciatemi tutte le vostre domande qua sotto e anche i vostri commenti. Li aspetto numerosi per sapere cosa ne pensate di questo lavoro. Io vi rimando al prossimo video, ma prima di andarvene lasciatelo questo pollice in su e condividete questo video. Un grande bacio a tutti da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!